Vuoi parlare sì o no? Basta. Allora, vuoi dircelo dov'è questa sorgente? Sì, vi ci porterò. Ecco la bolla d'acqua. Aveva ragione. Così siamo più sicuri. I morti non parlano. Più che giusto. I morti non parlano. Thank you.
rubato un'altra mandria. Vogliono rovinarmi, è chiaro. Sparano anche addosso ai miei uomini. Nessuno vuol più lavorare per me. Non è agitandovi che risolverete i vostri problemi. E muovetevi allora. Perché non arrestate Trevor Slattery? Lui vuole questi furti. Questo spetta a me accertarlo. Domani andrò a trovarlo nel suo ranch. Speriamo, ma se non lo fate, ci andrò io stesso a parlare con lui. Ci andremo insieme, Colton. Anche se sono suo amico, non dovete temere. Se pesca nel torbido, penso io a sistemarlo. Cari amici, vi ringraziamo per i vostri applausi, ma ora occupiamoci della vostra salute. Vi offro un elisir che è un toccasana. Non vi affollate, ce n'è per tutti quanti. Temo che avremo elisir per cena. Non te la prendere, zio. È tè zuccherato e fa bene andare a letto con lo stomaco leggero. Sei matta. Io ho fame e non vado a letto senza cena. Ehi, dove andate? Tornate qui, lo spettacolo non è finito. Non gira da queste parti Buffalo Bill? Venga avanti se c'è, visto che mia sorella Sally vi darà ora una dimostrazione di straordinaria abilità che lo farà certo morire di invidia. Un giorno lo incontreremo davvero. Preparati, io ti carico la rivoltella. Coraggio, zio. Stasera avremo da masticare. Attenzione, signori. State per assistere a un autentico prodigio. Ecco qui il 4 di cuori. C'è qualcuno fra voi che saprebbe centrarli in pieno uno per uno, tirando da una distanza di 20 passi? Attenzione, signori. Questa bella signorina riuscirà a farlo davanti ai vostri occhi. Attenta al sigaro, figliola. È buon tabacco di Virginia. Attenzione. Via! Scusate, non ve la prendete. Mi è scappato il colpo. Se volete, ve lo riaccendo. No, grazie. Signore, fateci il piacere. Lasciateci continuare. Ah, lo conosciamo il trucco. Voi sparate su quella carta e poi il vecchio ne fa vedere un'altra già preparata. Siete uno scostumato. E voi due imbroglioncelle. Volete giocarvi $10? 20 contro un bacio. I baci dateli al vostro cavallo. Che spiritoso. 40 contro quello che abbiamo. D'accordo. Tirate un sasso per aria. Lo faccio io, e con piacere. Va bene questo, signorina? No, il grande campione lo preferisce più piccolo. Non accettate, padrone, non siete poi così bravo. Adesso vedrai. Per insultare quei poveretti è stato bravissimo. Su, tirate. No, prima i quattrini. Bene. Voi sparerete per primo. D'accordo. Pronto? Tirate pure. E adesso tocca a voi. Quando volete. Grazie, signorino. Volete la rivincita o avete finito i soldi di papà? Andiamo. Coraggio, zio, è il momento buono. Come avete visto, signori, non imbrogliamo nessuno. Tutto è onesto e genuino. Genuino come il nostro elisir che cura tutti i mali. Una bottiglia al signore. Fatevi avanti. Fatevi avanti. Coraggio, signori, sotto. Ce n'è per tutti. Soltanto un po' da tutti. Calma, calma, ce n'è per tutti. Grazie. Sì. E voi, signore? Una bottiglia, cavaliero. Avete fatto bene a comprare il nostro elisir, cavaliero. $1. Riuscirà anche a farvi crescere. Ah, ho quasi l'impressione di avere un bue intero seduto sullo stomaco. Ah, quanto ho mangiato. A me pare proprio un sogno. Poter dormire in un letto vero come fanno tutti i cristiani. E potermi svecchiare tutta. Non è meraviglioso, Jenny? Forse è troppo. È come salire su una nuvola sapendo che domani ti ritroverai per terra. Chi sarà? Ah, sei tu. Che cosa vuoi, zio? Come sarebbe a dire? Sono venuto a darvi la buonanotte.
Altrettanto a te, zio. Grazie, Sally. Fate sogni d'oro. Vai anche tu a letto, eh? Mi sono tanto riempito a cena che vorrei aiutare la digestione con una passeggiatina. Niente passeggiata, è umido fuori. Ma senti, Jenny. Non sento ragioni. Oh. Va bene, come vuoi. Ci va, ci va. Ma non hai cuore. Quando uno va a letto presto ci guadagna la salute. E anche la tasca. Io. Poveretto. Gioca a poker sperando di vincere per comprarci una fattoria. Già, e finisce sempre spennato. Buongiorno. Buongiorno. Avete dormito bene? Sì, diciamo pure che ho dormito bene, grazie. Sentite, non avete un duplicato delle chiavi delle nostre stanze? Certo, tutte le nostre chiavi sono doppie. Avete perso la vostra? Voi non potete avere la minima idea di quante cose si perdono quando uno deve viaggiare con due ragazzi. Sì, capisco. Ehi, perché non ci fate un balletto? Ieri siamo arrivati tardi. Bella, vuoi scommettere con me? Guarda! $20 se lo fate anche voi. Se vuoi posso farti anche la barba rivolverate. Aspetta, bellezza, ferma, dove giù le mani! Proprio in tempo, amico, grazie. Non mi piacciono i farabutti. Sgombra! Lasciate. Permettete che mi presenti. Robert Clark, ingegnere della ferrovia. Molto lieta. È la seconda volta che vi troviamo sulla nostra strada. Ieri forse sarò stato importuno. Ma oggi quegli uomini... Io posso difendermi da sola. Non è il caso che vi disturbiate. Io per te non alzerei neanche un dito. L'ho fatto per tua sorella. Io so difendere anche lei se necessario. Noi non abbiamo bisogno di paladini. Preferiamo non dovere niente a nessuno. Andiamo. Scusatela, non volevo offenderti. È fatta così. Non preoccupatevi. Sally, vuoi muoverti di lì? Arrivederci e grazie. Bene, sceriffo, vi lascio. Mi aspettano in banca. Allora, Colton, vi ripeto ancora che potete venire quando vi pare nelle mie proprietà. Non troverete nessun capo segnato col vostro marchio. Eppure qualcuno me le ruba. Mi spiace di dovervi deludere. Non ho ancora deciso di fare il ladro di bestiame. Io non l'ho mai pensato, signor Slattery. Grazie per le spiegazioni che ci avete dato e scusate il disturbo. Non ha importanza, sceriffo. Lasciate stare. Papà! Sono qui ad aspettarti! Vengo! Adios, signori. Perché sospettavate di Trevor Slattery? Perché lui ha sempre desiderato il mio ranch. Tutti questi furti non hanno altro scopo che di portarmi alla rovina, è chiaro. Per obbligarmi a vendere. Vendete o tenete d'occhio le vostre bestie. Ma lasciate in pace il signor Slattery. È vostro dovere scoprire quei ladri. Non c'è bisogno di ricordarmelo. Farò quello che posso. Su, andiamo. Ah! Roger! Che cosa c'è? Abbiamo visite. Bene, muchachos. Va a gonfie vele. Non appena Colton penserà che sia tutto finito, gli prenderete l'altro bestiame. D'accordo, Farrell. Ma poi? Poi ve ne andrete subito. Perché tanta fretta? Perché il vostro lavoro sarà finito. Avete sentito, ragazzi? Dobbiamo andarcene.
Abbiamo fastidio qui. Che volete? Parlate chiaro. Una semplice curiosità. Stavamo pensando, come mai a te e al tuo socio interessa tanto il ranch di Colton? Quando uno è su un cavallo che non conosce non deve neanche pensare. Può essere pericoloso. È chiaro? Fate quello che vi dico e basta. Io non vi pago per pensare, ricordatevelo. Un giorno o l'altro gli tiro il collo. Vieni, zio. Entra. Eccomi qui. Non dimentichi niente? Ora fa la tua passeggiata serale per digerire un pochino. Peccato, in cuore avevo un presentimento che questa sera avrei vinto pazienza. Tu mi capisci, Sally? Zio, non ritornare tardi. Oh, sta tranquilla. Ah, mi raccomando, non riempite troppo le bottiglie. Quando una cosa è abbondante, perde valore. Senza soldi in tasca non avrà tentazioni. Adesso possiamo stare tranquille. Già, ma era così triste. Bene, abbiamo finito. L'elisir per la prossima tappa è bell'e pronto. Mi piacerebbe fermarmi qui. Mi sai dire che cosa c'è in questa città che non ci sia anche nelle altre? Un ingegnere della ferrovia. Ti ha colpito molto? Sì, moltissimo. Ma tu non lo puoi capire. E credi che sia tanto diversa da te? Beh, ti dirò che anche a me piacerebbe rivedere il ragazzo della scommessa. Davvero, Jenny? Sì. Per poterlo battere di nuovo. Certo. Perché non troviamo una scusa per restare qualche altro giorno qui? Così tu avrai modo di dare una lezione a Ringo Slattery. No, non ci tengo in fondo. Questo albergo costa caro e i soldi sono quasi alla fine. Senti, vediamo quanto ci resta. Dai. Ritagli di giornale! Non è detto che sia una rovina. A quest'ora avrò perso anche la camicia. Bene, ci avete ripuliti a dovere. Sì, avete avuto fortuna. Che cosa farete con quel denaro? Vorrei comprare una piccola fattoria. Non abbiamo ancora finito di giocare. Avanti, date le carte. Continuiamo pure, ma prima di giocarmi altri soldi, voglio sapere con che pagate se perdete. Con questo, signor Slattery. Avete tentato con tutti i trucchi possibili di diventare padrone del mio ranch. Finalmente avete la possibilità di guadagnarvelo. Vale $3,000. D'accordo. Accetto. E spero di vincerlo, se non altro per liberare il paese dalla vostra maldicenza. No, io non voglio carte. Quel ranch non mi fa nessuna gola. Io apro. Se non sbaglio, seguiterete ad avermi fra i piedi ancora per molto. Voi ci state? Se ci sto. Ci sta. Servito. Una. Io ne prendo due.
Che cosa avete? Scala. Full. Siete un maledetto imbroglione! Aveva poker. Penserò io a far avere la vincita alle sue nipoti. Siete arrivate. Ecco il vostro ranch. Questi sono Mergy e Michael. Per molti anni sono stati al servizio di Colton. Buongiorno. Salute. Molto lieta. Lo sceriffo ci ha detto che resterete con noi. Ci auguriamo di potervi accontentare. Sì, ne sono certa, Mergy. Questo non è posto per voi. Date retta, vendete tutto e andate via. Grazie del consiglio, sceriffo. Ma noi non intendiamo andar via, vogliamo stabilirci nel ranch. Non lo chiamerei più così, ci sono rimasti soltanto un vitello e una mucca. Bene, signorina, se non vi occorre altro me ne vado. Un momento, venendo qui ci avete detto che siete amico di un allevatore del Texas. Sì. Non potreste incaricarvi di farci comprare qualche capo di bestiame? Posso scrivere se volete, ma dovreste mandargli il denaro in anticipo. Va bene. Scusate, devo finire il mio lavoro. Andate pure, Mergy. È tutto quello che abbiamo. Dopo mi darete una ricevuta diversamente. Sì, senz'altro. Ma quanto al bestiame non arriverà prima di qualche mese. Non importa. Allora d'accordo, vi terrò al corrente. Adios. Quanti capi possono vivere nel ranch? Ma che vi prende? Non approvate che abbia comprato del bestiame? Io vado ai fatti miei. Jenny! Non sarà una pazzia troppo grande a rischiare i nostri soldi tutti insieme? No, affatto. È un investimento sicuro. Maggiore è il numero delle mucche e più vitelli ci nascono, capisci? Sì. Guarda, Jenny. La nostra casa. E senza ruote. Peccato che zio non sia qui a vedere che il suo sogno è divenuto realtà. Comunque non ci vorrebbe vedere tristi. Su, non ci pensare. Ne volete ancora? No, basta così. Mi passate il vino. Grazie. Grazie, Signore, per il cibo che ci dai. Amen. 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 Siete un uomo di poche parole, Michael. Infatti. Per una volta tanto, fate uno sforzo. Cercate di rispondere a una mia domanda. Avanti. Ditemi, perché non approvate l'acquisto di quei capi di bestiame nel Texas? Va bene. Se ci tenete, ve lo dirò, signorita. Prima di tutto, voi non ve ne intendete abbastanza. Secondo, sono soldi buttati perché ve li ruberanno come li rubavano a Colton. E terzo, visto che finirete per vendere tutto a Slattery, tanto vale che lo facciate subito. Signore, ti ringraziamo per il cibo che ci hai dato. Amen. Amen. Anche noi preghiamo a tavola, ma prima mangiamo e poi ringraziamo Dio. E ora buonanotte. Devo alzarmi presto per dare da mangiare a Fanny e a suo figlio. Ci sono altre persone qui nel ranch. Fanny ha una mucca da latte e ha un vitello di soli 20 giorni. Ci penserò io a foraggiarli da domani mattina. Quando uno vuole lavorare, si alza di buon'ora.
Il vitellino ha fame. Vi insegnerò io ad avere più rispetto per la gente. C'è poco da ridere. Mi poteva ammazzare. Così imparerai ad essere più galante. Salve, ingegnere. Buongiorno. Non state spingendo troppo a sud questi studi del terreno? Io mi limito a rilevare i tracciati migliori. Poi sarà la compagnia a decidere dove far passare il treno. Ah, ecco, capisco. A chi appartiene la proprietà confinante? Appartiene a quelle due gemelle che avete già conosciuto in paese. Bene, ingegnere, noi vi togliamo il disturbo. Arrivederci. Arrivederci. Ehi, qui abbiamo finito! Va bene! Ah, ora più che mai vorrei avere il ranch delle gemelle. Potrebbe anche passarci su la ferrovia. Non è detto che te lo vogliano vendere. Perché non andiamo a trovarle? Così sapremo cosa ne pensano. No, papà, sarà molto meglio che ci vada da solo. Io già le conosco e so come trattarle. Salve. Oh, salve. Vi ricordate di me? Certo. Scusate, vado a chiamare mia sorella. No, aspettate. Io ho conosciuto prima voi, se non sbaglio. Sì, ma vi spiegherete meglio con lei. No, per favore. Per quello che devo dire, preferisco parlare con voi. Doveva esserci un motivo perché si accanissero a rubare solo il bestiame di Colton. Andiamo, Michael, dimmi quello che sai. Va bene. Secondo Colton era Slattery a volere quei furti per costringerlo a vendere. Ma com'è possibile che arrivasse a tanto? Di sicuro c'è che voleva comprarsi questo ranch. Jenny! Jenny! Lo sai chi è venuto? Ringo ci vuole offrire $3,000 per il nostro ranch. Non avrei accettato. Venivo a chiederlo a te, sta aspettando una nostra risposta. Gliela darò, sta tranquilla. Ma non sarà certamente quella che si aspetta. Sentirai. Ah, siete riuscita a convincerla, quella selvaggia di vostra sorella. Ma non è con te che ho parlato. Sono l'altro, ma è lo stesso. Non riuscirete ad avere il nostro ranch. Tu saresti la selvaggia, Ferma! Ferma, ragazzina! Insegnerò io le buone maniere! Lasciatemi subito! Come? Ho detto di lasciarmi subito! Cerca di diventare dolce e carina come tua sorella, altrimenti non troverai marito! Questa me la pagherai! Prova a ritornare nel nostro ranch e ti prenderò a fucilate! Va bene, me ne ricorderò! Ti odio, Ringo, ti odio! Adios! Buongiorno, signorina Parker. Venivo a chiedervi... Non ho niente da dirvi, andatevene. Mi conoscete, sono l'ingegnere della ferrovia. Sì, ce l'avete detto l'altro giorno. Ora fuori, lasciatemi in pace. Sono venuto solo a farvi una visita, visto che sto lavorando nella vostra proprietà. Potevate anche risparmiarvi il disturbo. Voglio vostra sorella. State a sentire. O ve ne andate con le buone o vi assicuro che ve ne pentirete. Io non me ne andrò senza averla vista. Questi uomini credono sempre di poter... Ma insomma, si può sapere che succede qui? Oh! Vieni qui. No! Ti insegnerò io a vivere adesso. Ero venuto a presentarvi i miei omaggi. Tornerò quando vostra sorella sarà andata a vivere in mezzo ai selvaggi. Quello è il suo posto. Potevi avvisarmi che si trattava di lui. Ma cosa ne potevo sapere io, scusa? Signor Clark!
signor Clark! Vi faccio i miei complimenti per averle cantate chiare a Ringo Slattery, però io prendo il largo. Ma... avete dichiarato la guerra e io non ho voglia di finire come un colabrodo. Mi trasferisco nell'Oregon. Vedrò di convincerlo. Ma a voi due conviene risalire subito sul vostro carro e andarvene all'est. Ringo ti ha detto la verità, Jenny. Con i tuoi modi forse puoi conquistare un paese, ma non certo il cuore di un uomo. Tu, Sally, invece, sei fatta per essere amata. Ma non qui. Questa è una terra cattiva. Non è posto adatto per te. Margie ha ragione. Ragione da vendere. Potessi avere il tuo carattere. E io il tuo. In fondo è questione di volontà. Cercherò di sforzarmi. Da ora in avanti, agli occhi degli uomini, voglio essere la dolce Sally. È una buona idea. E io cercherò di imitare te. Sarò la terribile Jenny. Io me ne vado. Tu resti. O ti scotenno. Alle gemelle non resterà altro che vendere. Chissà, non ne sono sicuro. Se non si decidono, possiamo costringerle. Hai qualche idea? Per esempio, togliere di mezzo Michael. Michael? È l'unico che possa aiutarle. Bisogna toglierlo di mezzo. Va bene. Chiedo notizie del bestiame allo sceriffo. Aspettami all'emporio. Bene. Ah. Buongiorno, John. Salve, vengo subito da te, Ringo. È roba da poco, uno dei ferri si è allentato. Ora lo sistemiamo. Mi hai urtato, villano! Ma io non ti ho toccato. Io... Di, ti pesa tanto chiedere scusa? Mi ci vorrà qualche minuto. Va bene, verrò a riprenderlo tra una mezz'ora. I vigliacchi girano sempre disarmati. Voglio darti la possibilità di difenderti. Dagli la pistola, Randall. Su, prendila. Vediamo che cosa sai fare. No, Michael! Non devi prenderla. Ti ucciderebbe per dire poi che lo ha fatto per difendersi. Fermi! Farabutti vigliacchi, sgombrate! Che è successo, Michael? Non fatevi più vedere qui in paese, o ve ne pentirete amaramente. Andate via! Che cos'è stato, Michael? Niente. Niente di importante. Tanto meglio così. Vuoi che ti aiuti? No, grazie. Ah, credevo non conoscessi questa parola. Dimenticate che sono una donna. Tu della donna hai solamente l'aspetto. Grazie, sceriffo. Aspetto vostre notizie. State tranquilla. Appena saprò qualcosa, vi avvertirò. Arrivederci. Arrivederci.
Lo sai, Michael? Di. Comincio ad essere stufa di questo paese. Ah! Con quello che hanno bevuto moriranno prima di domani. Cercate di portarli più lontano possibile. Una ventina di capi sono fuggiti in direzione del ranch delle due ragazze. Tu raduna un po' di uomini e va subito a riprenderli. Io vado ad avvertire il padrone. Vado subito. Ehi, voi altri, forza, a cavallo. Andiamo. Ecco fatto, Jenny, sono a posto. Gli uomini di Slattery stanno venendo qui attraverso la gola dei Cheyenne. E che cosa vogliono? Li hai provocati. Vogliono vedere se davvero hai il fegato di prenderli a fucilate. Io non gliela darei vinta. E neanche noi due. Andiamo, Sally. Che ti prende? Non volevi essere coraggiosa? Sì, Jenny, però io ho paura. Se non gli facciamo vedere che sappiamo difenderci, un giorno ci cacceranno via da casa. Le mandi sole? Certo, questo ranch è loro, non mio. E pensare che volevo sposare questo vigliacco quando tutto fosse finito. Eh? Che? Vuoi sposarmi? Oh! Comincia a preparare il corredo! Mettiti laggiù, così li prenderemo tra due fuochi. Venite! Potrei ammazzarvi tutti quanti, ma per oggi vi farò solo correre come lepri. Adesso vedremo.
Allora ti sei divertito? Ordinate altro, padrona? Accompagnaci in paese. Andiamo a denunciarli allo sceriffo. Io ritorno al ranch. Margie sarà in pena. Che cosa è successo? Ci hanno ricevuti a fucilate. Devono aver assoldato una squadra di pistoleri. Una delle sorelle ha un tale caratterino. Potrebbe organizzare anche una guerra. Ritornate al ranch. Vado anch'io, padrone. Arrivederci. Farò quello che avrei dovuto fare dal primo momento. Dove vuoi andare? Le denuncerò allo sceriffo e riavrò le mie bestie. Vengo con te. Bene. Ehi, signorita! Dove sono Jenny e Michael? Tutto a posto, sta tranquilla. Sono andati dallo sceriffo. Quello sventato di Michael mi ha lasciato Fanny e il vitello nel prato e ora sono scappati. Vado io a cercarli, tu torna a casa. Su. Ah! Siete qui. Sally? Mm-hmm. Che piacere. Faccio dei rilievi per la ferrovia. Ero appunto venuto nel ranch per dirvelo. È vostro? Sì, infatti lo stavo cercando. Siete fortunata. Sono arrivato in tempo per non farlo bere. Quell'acqua è inquinata. Inquinata? Sì, e credo di sapere da cosa. Ma prima di un paio di giorni non potrò dirvi di più. Devo aspettare il risultato delle analisi. Avevo tanta voglia di rivedervi. Voi non sapete quanto l'ho desiderato. Non dite bugie. È la verità. Devo andarmene. Io ti amo, Sally. Grazie, Bob. Ma non vi pare di correre un po' troppo? Ora devo pensare al vitello. Sally, devi credermi. Il vitello. Agli ordini, signorita Parker. Il vitello. Aspettami qui. Va bene. Vi avverto, Slattery. Sorvegliate il bestiame o cominceranno le liti come succedeva con Colton. Andiamo. Ora cerchiamo questi capi. Sceriffo, gli uomini di Slattery hanno invaso le nostre terre come volgari ladri di bestiame. Senti, Bella, né mio padre né i suoi uomini sono banditi. Sta attenta a quello che dici. O ti insegnerò io l'educazione. E io insegnerò a te e a loro a rispettare la proprietà altrui. La prossima volta non mi limiterò a disarmarli. I ragazzi cercavano solo dei capi di bestiame che ci sono stati rubati. Posso anche ammirarvi per il vostro coraggio, ma preferisco non dirvi che cosa penso del vostro modo di agire. Lascio a te questo incarico, Ringo. Io sono stufo di ascoltare tante sciocchezze. Discutere non serve proprio a niente. Forse il bestiame è soltanto fuggito. La cosa migliore è di andarlo a cercare. Le bestie sono morte. Lo sceriffo dice che sono state avvelenate e che siamo noi responsabili. Ci ha dato 10 giorni per pagarle. È assurdo, noi non ne abbiamo nessuna colpa. Ringo ci accusa di aver impedito ai suoi uomini di recuperarle in tempo. Poveretti, ecco che volevano. Visto come stanno le cose, è una fortuna che non ci accusino di furto. Certo è che se non paghiamo, il giudice vende all'asta il ranch. Forse lo sceriffo non ha spedito i soldi nel Texas. Ecco la ricevuta. Ormai ci hanno prese in trappola. Che sciocche siamo state. È stato il tuo Bob ad avvelenare l'acqua del pozzo. Trafficava lì intorno. Cosa dici? Non è possibile. Oh, senti, lavora per quelli della ferrovia. Perciò è gente che non ha nessuno scrupolo, capito? Bob non farebbe mai una cosa del genere. Povera Sally.
Innamorata di un farabutto. Ma c'è un modo per uscirne. Ricordati che se non prendi Bob sul fatto non potremo dimostrare la nostra innocenza. Farò del mio meglio. E digli di essere Jenny. Se ci sbagliamo se la prenderà con me e tu non lo perderai. Ma a che scopo? Ieri litigando con Ringo gli hai detto di essere Sally. Ci odierà tutte e due. No, affatto. Non ci distingue. Ora è convinto che la selvaggia sia tu. Ciao Margie, ciao. Ciao. Ehi, Jenny! Per un attimo ho temuto che fossi Sally. Poveretta, è pentita per ieri. Non puoi perdonarla? No. Ho sempre più voglia di torcerle il collo. Vado in banca a chiedere un prestito per pagare. Mio padre è uno dei maggiori azionisti e ha già detto che non devono darvi un soldo. Devi capirlo, Sally. È arrabbiato. Sì, sì, capisco. Allora penso che sia inutile chiederti di pregarlo a nostro nome e di accordarci una dilazione. Ci ho già provato, anche se l'ho fatto solo per te, che sei la prima vittima del carattere di tua sorella. Ma purtroppo è stato inutile. Un momento, guarda lì. Che c'è? Mi è venuta un'idea, vieni. Buongiorno. Buongiorno. Ma non c'è l'ingegnere? No, signorina, è partito. Sto radunando la roba. Mi ha detto di raggiungerlo ad Abilene. Ma non ha lasciato detto niente? No, proprio niente. È scappato di corsa. Scusatemi. Lavorate per lui da molto tempo? No, mi aveva assunto per fare solo i rilievi qui a Salinas. E adesso... non so perché mi vuole ad Abilene. Non lo capisco. Forse io sì. Come dite? Niente. Vi aspetto domani. Ho paura. Non abbiamo mai ballato sulla scena. Vedrai, andrà tutto bene. Verrò ad applaudirti. Come potrò ringraziarvi, signor Golf? Avendo successo, signorina, e farò anche un'altra cosa per voi. Vi iscriverò a una gara di tiro a segno che avrà luogo qui fra qualche giorno. Ci sono $100 di premio. E se non riuscite a vincerlo, non dovete preoccuparvi. Il ranch ve lo acquisterò io stesso. Grazie, signor Golfish. Non c'è di che. Adios, signor Golfish. Adios. Quel premio sarebbe la nostra salvezza. Guarda, sta arrivando Sally. Beh, io me ne vado. Allora ci vediamo domani, eh? Eh sì, domani. Mi spiace, Jenny. È partito per Abilene. Avevi sì, ragione. Che vada pure al diavolo. Grazie a Ringo potremo salvare il nostro ranch. Dimentica Bob, Sally. Non era per te. Che volete? Dov'è l'ingegnere? È partito. Per dove? Non hai sentito? Per dove è partito? Quante ne volete sapere? Sta a sentire, scemo! Non farmi perdere la pazienza. Se non mi rispondi ti rompo le ossa. Non so niente. Dimmi dov'è. Avanti, amico. Ti decidi a parlare? E va bene. Ve lo dirò. È andato ad Abilene
a ritirare le analisi dell'acqua della sorgente. No. Non sparate. Non sparate. Forse sarà bene tenere d'occhio questo posto. A che cosa stai pensando, Ringo? A quelle ragazze, le Parker. Non mi parlare di quelle due, per favore. Papà, non sono tutte e due uguali. Jenny è diversa. Perché non consideri le cose con obiettività? Che cosa intendi dire? Ascolta, come possono aver avvelenato l'acqua se stanno per ricevere il bestiame dal Texas? E poi, come potevano sapere che la nostra mandria finisse lì da loro? Sì. Accadono cose strane. Colton è morto e quelle due sono alle prese con gli stessi problemi. E va bene. Lo farò per te. Andrò io stesso a trovarla. Grazie. Mai visto tanto pubblico. Faremo un bel incasso. Ho tanta paura che sento che mi si piegano le gambe. Bah. Oh mio Dio. Fa che abbiamo successo, così salveremo il ranch. Niente paura, andrà benone. Se non vi dispiace, preferisco vedervi dalla sala. Coraggio, eh? Andiamo. State tranquilli, questa sera avremo la possibilità di saldare i conti. Per una volta siamo dalla stessa parte. Stasera voglio bene anche al diavolo, se applaude. Ehi, quando comincia questo spettacolo? Prima comincia e prima finisce. Su madame y yo a él le diré, construyamos nuestro hogar. ¡Cambiate música! No, avanti, vediamo che sapete fare. A noi piacciono le ragazze che fanno vedere le ginocchia. E a noi invece piace solamente la gente ben educata. Oh! Accidenti, ma noi che c'entriamo? Non vi fermate, continuate a ballare! No! Basta ragazzi, ferma! Fermo, non tirare!
Sapevo voi. Si va? Sotto. Zitto. E vieni con me. Sotto a quella pozza di acqua deve esserci un vero lago di petrolio, sceriffo. Ne avete parlato con qualcuno? No, signore. E le ragazze ne sono già al corrente? Sono arrivato ora e ho pensato di avvertire voi prima di tutti. Domattina andrò senz'altro ad informarle. Ora vado a dormire. No, signor Clark, resterete qui. E perché? Sono costretto a trattenervi. Il vostro aiutante è stato ucciso. Ucciso? E io che cosa c'entro? Niente, forse, ma devo trattenervi come sospetto. Ma state scherzando, sceriffo? No, signor Clark, sto parlando molto sul serio. Ma è assurdo. Sapete benissimo che ero a Bilen. Non posso essere stato io. Io non esito a credervi, ma la mia opinione personale e la legge sono due cose molto diverse. Inoltre, chi ha ucciso il vostro aiutante perché non parlasse del petrolio può attentare la vostra vita per lo stesso motivo. Credetemi, signor Clark, vi conviene dormire qui. Va bene. Non mi oppongo. Non vedo l'ora di coricarmi. Sceriffo, vorrei chiedervi un favore. Dite. Andate dalle sorelle Parker a mio nome. Mi dispiace non dargli io la buona notizia. Va bene, ingegnere. Le vedrò domattina presto. Vi ringrazio. Poi parlerò con il giudice e tutto si aggiusterà. Fatevi un bel sonno ora. Sì, non dubitate. Sono talmente stanco che tra un minuto dormirò certo come un ghiro. A domani. Buonanotte. Vuoi firmare o no? No. Perché vuoi che perda la pazienza? Sta bene a sentire. Sono $50,000 e non ci rinunciamo. Per l'ultima volta. Firmi o no la lettera per tuo padre? No. Non la firmerò. E va bene. Attaccatelo alla porta. Avanti. Basta! Firmerò. Finalmente. Scioglietelo. Thank you.
firma del figlio ci verserà di corsa i $50,000 del riscatto. Tienilo d'occhio. Noi andiamo a trovare il vecchio. Avete i quattrini? Dov'è mio figlio? Al sicuro e sta bene. Non vi darò neanche un soldo se prima non lo vedo. Non accettiamo condizioni. Fuori i soldi o in caso contrario... Vi manderò sulla forca. Denunciateci, ma ricordatevi che se non torniamo entro un'ora con il denaro, per vostro figlio è finita. Verrò a riprenderlo io. Pensateci, sono $50,000. Va bene, non perdiamo tempo. Ma chi sarà stato? Che ti importa? È morto. Andiamocene via. I $100 del premio e il nostro ranch sarà salvo. Bene, signorita. Vincerete di certo. Grazie, Michael. Avanti, Sally, sta a te allenarti. Ti prego, Sally, dimentica quell'ingegnere. So di essere una sciocca, ma non so che farci. Benvenuto, sceriffo. Come mai questa visita? Vi porto una brutta notizia. Che cosa è successo? Trevor Slattery è stato assassinato. Ma com'è possibile? Grazie di averci avvertito. Andrò a trovare Ringo. Non fatelo, signorina. Perché? Il corpo di Slattery è stato trovato nelle vostre terre e il figlio ora accusa voi due. Dio mio! Ma come può pensare? Parleremo con lui e tutto si chiarirà. Purtroppo devo chiedervi di venire con me. Ma noi non abbiamo fatto niente. Lo direte al giudice. Non potete arrestarci. Se non partecipiamo alla gara non potremo pagare e perderemo il ranch. Non mi riguarda. Io faccio il mio dovere. Sono innocenti, sceriffo. Ho ucciso io Trevor Slattery. Non dire sciocchezze, Michael. Non dovete credergli. Cerca solo di aiutarci. L'ho fatto per vendicare il mio padrone. Va bene, visto che lo confessi. Un istante sono da voi. Sello il mio cavallo. Scusatemi. Devo darvi anche un'altra notizia. Era Bob Clark che rubava il bestiame e avvelenava l'acqua. Voleva impadronirsi del ranch per pochi soldi. Questa terra è macchiata di sangue. Ha portato solo sfortuna a tutti. Sceriffo, siate così gentile da chiedere al signor Goldfish se il nostro ranch gli interessa ancora. Non occorre che lo chieda a nessuno. Ve lo pagherò io $2,500, accollandomi tutti i debiti. E quei $6,000 per il bestiame nel Texas? Vi darò anche quelli. È necessario allevare una mandria nel ranch. D'accordo. Farò preparare l'atto. Le ragazze non si preoccupino. Dimostrerò la mia innocenza al momento giusto. Fa presto. La vita è strana. Non avrei mai immaginato che mi avrebbe fatto piacere vederti piangere. Te ne sono grato, Maggi. Che Dio ti aiuti.
Fermi lì! E in alto le mani! Dov'è Doc? È andato in paese. Vi siete dimenticati che sono io che vi pago? Che volevate da Slattery? Ascolta, Farrell. Possiamo spiegarti tutto. Deve essere una buona spiegazione per convincere. Fermo, Farrell, butta la pistola! E adesso discorriamo da buoni amici. Devi impadronirti del ranch e del petrolio. E a noi chiuderci la bocca con quattro miserabili dollari. Furbo lui. Il tuo socio. Imbecilli. Avete complicato le cose prendendovela con Slattery. Adesso il figlio non vi darà tregua per vendicarsi. Tu come sai che è morto? O forse sei stato tu ad ammazzarlo? È naturale. Dovevamo immaginarlo. Farai meglio a dirci subito chi è il tuo complice. Chi c'è alle tue spalle? Non vi dirò niente. La prossima volta sarà sugli occhi. Non ve lo dirò. No, fermo! Chi è il tuo socio? È lo sceriffo. Andiamo da lui. Sorveglialo finché non torniamo. Può esserci ancora utile. Ucciderti subito, senza pietà. Prendi, Margie. No, no, assolutamente. Sì, ti potranno servire per stabilirti nell'Oregon. Grazie. Quando preparerai quei piatti che ci piacciono tanto, ricordati di noi, che siamo lontani. Thank you.
Buongiorno, sceriffo. Siete diventati pazzi? Mai stato più in gamba di adesso, socio. Non so di che cosa parliate. Andate via senza fare storie e scorderò tutto. Molto generoso. Ma vedi, Farrell ci ha ceduto la sua quota, quindi sarà meglio metterci d'accordo. È vivo? E resterà vivo finché a noi fa comodo. Per me dividere con lui o con voi è uguale. Metti via. Parleremo più tranquilli in casa. Il tuo complice non c'è, ma lo troveremo molto presto. E ridirai tutta la storia davanti a lui. Non crederete che abbia ucciso vostro padre? Adesso è tutto chiaro. Oh! Sceriffo, Ringo è qui insieme a Farrell. Imbecilli! Deve aver ucciso Doc. Non ci rimane che prendere il largo. Non mi sfuggirà. Vengo con voi. Anch'io. Prendete le pistole. Fermo, sceriffo, arrendi! Thank you.
Su, alzati. Muoviti. Allora attenzione!